Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco. Siamo tornati nel presente. Abbiamo sconfitto l'imperatrice e forse è tutto finito. Nonostante tutte le profezie sulla mia sconfitta, ho battuto l'imperatrice e impedito la formazione delle sabbie del tempo. Ho sconfitto il Dahaka e il destino stesso. È ora di abbandonare quest'isola. Mi sa che il Daka non è morto. No. Cucù. Aua. Bene, non ci resta che scappare, scappare tantissimo. Forza, qua non ci possiamo permettere il lusso di pensare chissà che cosa. Quindi, tac, eccoci. Dobbiamo prendere sempre la strada giusta. Ok. Perfetto. No. Ok. Avanti di qua. Perfetto. Lanciati. Madonna, no, ho cliccato una volta di troppo, scusate. Lanciati. Ok, perfetto. Oh! Che cos'è? Ho visto l'imperatrice morire. Non ha mai creato le sabbie. Il Dahaka non dovrebbe esistere. Che sarà mai successo? Eppure mi insegue ancora. Che cos'è che è andato storto? Non lo so, forse lo scopriremo. L'artefice della mia stessa fine. Uccidendo l'imperatrice, qualcosa deve essere andato storto. Allora è proprio così. Ciò che è scritto nel corso del tempo è inalterabile. Caro Dahaka! Forza, vieni a prendermi. Invece di annientare le sabbie del tempo, sono stato io a crearle. Che succede? Che tutti conoscono il coraggio e il valore di chi lottò e cadde per il Marajà. Cercavamo il potere delle sabbie del tempo. Molti provarono la morte. E io fui uno di questi. Ma la maschera dello spettro mi concesse una seconda chance. Tornare indietro nel tempo e cambiare il mio destino. Questo affresco mostra l'impossibile. Ma la maschera dello spettro mi concesse una seconda chance. Forse c'è speranza. È ora di muoversi. Hai avuto la tua occasione per prendermi. Non ne avrai un'altra. Bene, a questo punto dobbiamo attivare una serie di meccanismi. Seguitemi. Dobbiamo. Ok. Il Dahaka ci seguirà. No, troppo presto. No, è giusto. Perfetto. Ok.
una sola volta. Perfetto. No. Ok. Vieni qua. Ma no, l'ho mancato. Com'è possibile? Fino in fondo. Benissimo. Ok. Via. L'acqua mi protegge. Perfetto. Ecco, a questo punto vedete lì c'è un meccanismo che io devo attivare. Perfetto, ce ne sono altri due che dobbiamo attivare. Perfetto, la scenetta ce li mostra. E dobbiamo praticamente tutti attivarli facendo il giro, sfuggendo da Haka. Bene. Bene, dobbiamo attivare il secondo meccanismo. Seguitemi, dovremo fuggire dal Dahaka attraverso un piccolo percorso tortuoso, ma abbastanza semplice. Ok, via. Ovviamente non possiamo sbagliare nemmeno un salto, ma non sarà così difficile, forza. Opla, opla. Allora. No! Ok, non so come avevo fatto, però ce l'ho fatta. Ok, abbiamo bloccato il Dahaka. Benissimo. Ho fatto un po' di cavolate, ma poco importa. Il secondo meccanismo è alla nostra portata. Oplala. Come vedete, il centro dell'area si alza e ci permetterà poi di raggiungere l'uscita. Bene, ci manca solo un meccanismo da attivare. Seguitemi per le scale, il percorso è il medesimo all'inizio, ma dobbiamo proseguire un po' più in avanti. Quindi andiamo sul muro, inizia l'inseguimento, ci portiamo sempre sul muro fino in fondo e facciamo il nostro doppio salto. Tac. Saltiamo questo burroncino e buttiamoci direttamente sulla sinistra, rotoliamo, poi sulla destra cominciamo a scalare, lancio, benissimo, buttatevi sulla destra e cominciate a salire il muro. Ok, a questo punto rotolate sempre a destra, pa, pa. Ok, a questo punto iniziate a correre sul muro il prima possibile, lanciatevi, ok, salto, fino in fondo, calatevi, perfetto, a questo punto di qua, fino in fondo, mi raccomando, ecco, ok, correte, correte come se non ci fosse domani, ok. Siamo in salvo. E laggiù c'è l'ultimo meccanismo. Ora dobbiamo solo cercare di non farci ok, di non cadere proprio adesso. A questo punto, tac, possiamo tranquillamente raggiungere il meccanismo, lo tiriamo a noi. Ok, facciamo scendere l'ultimo piedistallo. Ok, a questo punto compariranno delle scale per arrivare in cima a questa grossa torre che si è formata al centro della stanza. Che ci porta fuori di qui. Forza, prima che arrivi il Dahaka, anche se mi sembra che a questo punto non arrivi al centro della stanza. Perfetto, ok. Tac. E a questo punto dobbiamo solo riuscire a centrare la porta e vai. Ok, eccolo che è arrivato il nostro amico.
Bene, siamo sfuggiti al nostro Dahaka. Per questa puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi, non giocate troppo poco.